L'unica cosa di senso è fare una operazione europea di monitoraggio e salvataggio, cioè ci devono essere i mezzi e tutti gli stati, poi dopo ci deve essere la ridistribuzione certamente, ma in mare ci devono essere i mezzi europei. Frontex fa un altro mestiere. Abbiamo visto navi di nazionalità tedesca per rifiutare poi gli stessi migranti che avevano raccolto. No, ma intanto li hanno raccolti però, sindaco. L'importante dopo, è salvare le vite umane. Sì, una volta salvati si discute il Discussione, non devono stare a mare un minuto in più, l'ho già detto, e abbiamo visto quando stanno... Qua sembra che sia stata intercettata e individuata già nella serata precedente, intorno alle 22. Mi dicevano tutti che questa è una cosa su cui fare chiarezza, spero che la magistratura lo faccia. Sì, questo è stato detto anche, diciamo, nell'ambito delle riunioni. Perché è evidente che per fare certi soccorsi col mare in bufera a Forza 7 devi avere i mezzi giusti, no? Lo dice una persona che ha lavorato tanti anni in questo ambito, cioè non è che la motovedetta piccola può andare bene quando ci sono le onde alte 6 metri, devi avere il mezzo giusto. Ecco, allora se la Calabria è una destinazione, negli ultimi tempi lo è, deve essere fornita dei mezzi adeguati per poter fare questo lavoro che è fondamentale. Assolutamente. Lo Stato ha il dovere di fare questo. Quindi io spero che questa tragedia, insomma, sia anche un campanello d'allarme per le autorità di governo per mandare più risorse e più mezzi adeguati per far fronte alla situazione. Guardi, io temo che tra qualche giorno i riflettori si spegneranno e si ritornerà al punto di partenza. Ma voi dovete però Purtroppo queste tragedie le abbiamo viste in altre parti e cambia poco.